Benvenuti, siamo qua con l'ospite speciale, l'ospite d'onore, Kiri Mai, benvenuto. Ciao a tutti. Per i nostri appuntamenti di Magic the Gathering, tocca il bando. È il momento del bando, tradizione, esatto. da una vita, da quando sono, da sempre. Qua, lo sai. Non lo sto qua, di bando da Karadesh che sono i bando, no? Sì, diciamo che l'evoluzione del Fat Pack, esatto, che c'è da... Il Fat Pack, cioè, mi ricordo ancora prima di sentenza, forse. Profezia. C'era già, non si sa. Profezia. Scrivete, cercate su Google da quando ci sono i Fat Pack e scrivetelo, mi raccomando. 20 anni, secondo me 20 anni ci arrivano. Potrebbe essere. Bene, ma bando alle ciance. Ho detto prima, non potevo non dirla. Chuck si sposta! Teros, Beyond Dead, o Beyoncé, a scelta, perché c'è anche Beyoncé. Adesso si ferma il video, posto di Esfeld. C'è Beyoncé, sai la Wizard quanti... Non lo so, però bello Esfeld, sì. E voi, preferisci Teros, preferisci Beyoncé o Esfeld? Scrivilo nel commento, al video. Qui stavamo cantando. Sì. Bene. All the single ladies. Bene, ma allora, il bando, spieghiamo il bando, com'è costruito. Allora, parto dalla parte esterna e poi tu vai con l'interno. Abbiamo la parte esterna che non si butta, si trasforma in un fantastico posterino da utilizzare come meglio preferite. Abbiamo poi un depilante pubblicitario, esattamente, prima volta che c'è il depilante, no. Fate le vostre vacanze a Teros, offerta speciale. C'è anche il 3x2, i bambini non pagano, mi raccomando, stanno se li mangia gli dèi. E poi c'è questa scatola che diciamo che è riempitrice, però la puoi utilizzare magari per i dadi. Per i dadi si può stare, fa spessore. Vai, nel bando, primo che arrivi in negozio c'è in omaggio. Dunque, va. Però devi via. Chiederla, eh. Beh, certo. Ho sentito nel video. Assolutely. E vediamo il contenuto del bundle. Allora, bellissimo il bundle. Una scatola portacarta. Esattamente. Che ne contiene anche un buon numero, devo dire. Allora, qua, dedicata all'espansione correlata. Poi abbiamo si gira e si mette sopra, tac. Perfetto. Poi abbiamo una parte molto bella, secondo me, il bundle di Super Dado. Figata, Introdotto già con Eldraine. Esattamente. Vado a prenderlo. Eccolo qua. Che è più grande, vero? Sì, è. Magari è un'arma praticamente. Esattamente, questo è quello di Eldraine. Rispetto dato normale, cioè abbiamo per far vedere la differenza. Dato normale arriva subito, intanto tu continua a mostrare il resto. Che allora, questi sono i super danni, c'è anche da M20, quindi è Eldraine M20 e Tiros. Poi abbiamo la carta di espiazione delle regole, per chi non le conoscesse. Ecco, non una, ben due. Poi ci sono 10 pacchetti, voilà! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pacchetti di Teros e in inglese, ci sbustiamo. Il bando viene prodotto solo in lingua inglese, assolutamente. E poi abbiamo un pacchetto speciale con quella davanti, è una promo foil con disegno alternativo esclusivo del bando. Esiste un'altra versione, trovabile anche nei pacchetti, però se la vuoi con questo disegno, solo nel bando, assolutamente. Dopodiché c'è il pacchetto qua, c'è le terre, quelle loge, come in ogni bundle, una collezione di terre. E ora vediamo come sono queste terre, quante sono. Let's go. Abbiamo liberate dalla prigione della plastica. Allora, la promo. Prego, Luca. Poi abbiamo terre base foil, quelle trovabili solo nei bundle o negli altri prodotti secondari. O nei collector booster. Esatto. Ne abbiamo 4 per colore, con 4 disegni diversi. O no, 2? 2 disegni. Due. Probabilmente hanno fatto meno disegni stavolta. 2 e 2. Sulle terre, perché ci sono le terre che... Le isole. 2 e 2. Le paludi. Le montagne. Sì, hanno fatto... Sto annotando il numero. E le foreste. In base al numero delle terre, 2,78, 2,79, 2,80, 2,81 e così via, ci sono solo due tipologie di terre. Normalmente ne mettono 4, probabilmente avevano fatto le terre full art e ne hanno fatte solo 2. In alcune serie sono 3. E in alcune serie sono 3. Se contiene le full art sono 3. Esatto, con le full art sono 3, esattamente, bravo Luca. Questa è la versione non foil, immagino sempre in 4. Esattamente. Sì, sempre in 4. Il 4 per c'è sempre, però qua è 2 più 2. Passiamo velocemente. E niente. E invece le terre full art sono trovabili solo nei collector pack e nelle bustine. Assolutamente.
che adesso ci andiamo a sbustare. Sì, quindi di base a prendere un bando te ne dà 10. È vero, ero su 10 bustine. Chuck si sbusta, prego Luca, scegliete tu le tue 5 bustine. 5 a testa. Che io vi do un suggerimento. Andate a vedervi il video dedicato quando ci apriamo nella Prelis Experience. Alla fine della Prelis. Esatto. C'è una piccola sfida, un booster contro un collector booster contro un collector booster. Chissà chi ha vinto. Una 2, 3, 4, 5. Una gara molto serrata. Esatto. Un botto finale. Vabbè, provo qualcosa magari di meglio. Io la indovino con 5. La indovino con 5. Con 5. Bene, bene. Attenzione! Vediamo, andiamo piano piano verso. Oh. Allora, le common, vabbè, le common non incontro qua, neanche. Non comuni. Io ho un bel pesciolino. Io ho un Stinging un umano, un soldato umano. L'Alcedo Flies Bouncy. Io ho Archer the Third One. Il Mire Triton. Esatto, attenzione, è medical! E boss parte alla grande, la mette nel set con una bella medica! Io invece ho trovato una rara che non mi piace per niente. Allure of the Unknown. Però non è vero, non è vero, ho detto una bugia. C'è il disegno del mio artista preferito. Allora, quindi, a posto. Mi va bene. Sam McKinnon, che questa è un po' la carta che rappresenta la storia del vaso di Pandora. Però vabbè, Allure of the Unknown, vediamo un ragazzino che apre un sorta di vaso. Infatti, l'intero si è dedicato, per chi non sapesse, alla mitologia greca. Benissimo. Io ho trovato anche un token tentacolo che mi ricorda il panino con col polipo. Si spiava, è venuta fame. Mi spiace. Buono il panino. Tanta roba, Mando. Allora, continuiamo. Boss è un po' in vantaggio, avendo già trovato una mitica, ma ne può trovare un'altra e andare ulteriormente in vantaggio. E nel common abbiamo uno Sweet Oblivion. Caressa, attenzione, Cannavaro! Cannavaro, attenzione! Forse stavolta vado meglio io. Sì, vediamo. Attenzione. Una saga. Non sapesse, male. Sono tornate le saghe dopo il successo che hanno avuto in Dominaria. Esattamente. Interos, visto che ci sono così tanti miti, quali migliori delle carte, delle saghe per raccontarle? Qua vediamo i primi giochi di Heroes che sarebbero praticamente le prime Olimpiadi. Ci sta. Che figata. Bella, mi infatti, piace. Infatti, guarda. Fai la pedina, la fai entrare più forte, poi peschi le carte perché è andata forte e poi ottieni un oro. La pedina oro. Ci sta, una medaglia d'oro. Rappresenta poi la medaglia d'oro. Bene, terza bustina. Sempre boss in vantaggio grazie alla mitica, però è ancora presto per cantare vittoria, ancora presto per la medaglia d'oro. E Cling to Dust, Ancomo, Gary Cooper. Grande ristampa al mercante. Lui. Già il primo tiro si aveva... Spaccato il nuovo standard, sì. Attenzione, and who's Rider? Forte, mi piace. Ancora nero, tutto nero, sempre nero. Sempre nero, ormai il nero mi accompagna. Invece i miei common. Andiamo all'uncommon, ecco, Farika Spawn, una delle mie uncommon della serie, in limited. Poi abbiamo il prete, il Slaughter Priest of Mogis, il Kraken, e rara... Il tutorial in India, bella, prendiamo trovato le sleeve, una volta. Che bello, che Arthur, che figata. Carta uscita originariamente, pare nel blocco Lorwyn. Non ricordo. E mai ristampata fino ad oggi, è una carta molto richiesta. E foil? Non common. Furious Rise. Bene, quarta busta per boss. Attenzione, le common. Poi. Le uncommon. And bella, Shadow Spear. Bella, mi piace. Artefatto leggendario. Molto terza, forte. Terza rara. Praticamente in draft in serie si gioca sempre, visto che è in colore. Però secondo me potrebbe essere benissimo anche giocata in qualche formato costruito. Allora, mie common. 6, 7, 8, 9, 10. Quando sono 10 vuol dire che non ce la fuori, purtroppo. Esatto, mi piace. Uncommon, il saggio. La saga, che ci sono anche uncommon, il trionfo di Anax. E poi abbiamo la lira. Che la lira, non so se la vedi, ma c'ha le braccia sta lira. È vero. Che si suona da sola, che brava. Autosuonante. E poi, rara nera. Bella, mi piace. Nightmare Shepherd, questa è una carta che probabilmente vedrà gioco in mono nero a standard, quindi bella rara. Però per ora, la mitica ci sei solo tu. Però abbiamo l'ultima bustina. Vediamo se rimane questo boss o King recupera. Carta saga, uncommon, The Burying of Malathus, Daxos. Poi, The Over of Memory, attenzione!
seconda tassa! E boss, le tasse! Non le paga, non lo so, non è vero. Le sbusta! Boss sbusta le tasse. Sì, sì, oltre sì, a pagarle, le sbusta. Fargli consumare dal fisco. Lo pochiamo. Mi sa che ho vinto un po' io. Eh beh, o trovo Uro, o mi sa che hai vinto tu. Una banconota da 100 euro, vinci voi. Allora... ho solo due carte. Sì. Uro va bene anche normale. Ok. Diciamo che Helios solo se foil. Ok. Chi vinti mi sa che hai vinto tu. O voglio le storie tese o Uro. Vediamo cosa succede. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non c'è la foil. Non c'è. C'è solo Uro che può salvarmi. Attenzione. Questa Underworld Dreams, la ricordi? Sì, sì, c'era anche promo. Me la ricordo. Leggende, sì. Carta del 94. Che bomba, che bomba, che figata. La saga verde e... E attenzione, il fettac, è già il fettac dell'anno quasi. Rara. Rara, mi spiace. La saga però non male, non con male. Conquest Death, che gli mostra la storia in cui Espet torna dal mondo sotterraneo, dall'aldilà, per tornare bello, al bello, mondo bello dei vivi. Bene. Vabbè. E infatti la carta di Espet ha l'abilità fuga. Esattamente. Giusto. Poi a me piacciono molto come sono fatti i disegni delle saga, sempre... Sì, sono sempre molto belli, hanno, per indovinare hanno fatto anche i War Scroll, tipo questi qua, fate un incubo. Prego, regia, inquadrare al volo, arriveranno anche per Teros, Con le saghe? Con le saghe, mi sembra di sì, se non ho visto male, comunque seguiteci che vi li facciamo vedere, cioè che arrivano e poi li mostriamo tutti. E niente, abbiamo sbustato sul fantastico playmat di Ashok, che è arrivato anche nella versione... nipponica, che bello. Poi vi farò vedere tutti i playmat dedicati. Intanto qua volevo far vedere quello di Ashok, che volevo sbustare, ma non mi lamento. Volevi pure Ashok. Vabbè, la carta blu nera l'hai trovata. Sì, dai, no, non era lui per lei, non mi lamento. Bene, ci siamo sbustati anche il bundle di Teros Beyond Dead. Poi ci apriremo anche il box, eh? Ovviamente, vediamo se nel box la sfida. Siamo 2-0. Boh, però... non so cosa cos'altro posso andarti meglio a sto punto. Perché... abbiamo trovato tutto. Anche solo uno. Vabbè, uno è nel box. Esatto. Uno, chi uno trova uno vince tutto. A posto. Vai, spero di... Bene. Da boss, da King Magni, dalle signorine alla regia è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Goodbye. Ciao. Ciao.